Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo format, i condotti EPS. Per quelli che non sanno cos'è un condotto EPS, significa che non hanno mai visto Star Trek. Ma se tu hai visto Star Trek, sai cos'è un condotto EPS. Allora, in questo format io parlerò di Star Trek, ma non lo farò nel modo in cui lo fanno tutti su YouTube, ma in un modo molto particolare, facendo vedere le cose, diciamo, brutte. In buona sostanza, esporrò di Star Trek la biancheria sporca. Questo non vuol dire che non sono un fan, anzi, io amo Star Trek. Però è anche bello comunque cercare di discutere anche delle cose che non ci fanno piacere. Che non dico che siano brutte, ma sono un po' spiacevoli. Ed infatti, in questa rubrica, che sarà chiamata Le porcate della Federazione, vedremo tutte le cose brutte che la Federazione ha fatto. Perché questa idea? Perché molto spesso in Star Trek la Federazione Unita dei Pianeti viene vista come uno stato buono, pieno di sani principi morali, invece tutto il resto della galassia sono i cattivi. Ma sarà veramente così? In questa rubrica analizzerò diversi episodi di Star Trek e scopriremo che anche la Federazione ha i suoi scheletri nell'armadio. Come possiamo iniziare questa nuova rubrica delle porcate della Federazione se no parlare di una delle grandi porcate che la Federazione ha fatto? Questa, diciamo, porcata si ripercuote in tre serie di Star Trek. Nella fattispecie inizia con The Next Generation e poi si propaga per Deep Space Nine e Voyager. Quindi vi consiglio di salire a bordo della nostra USS Relativity e andare a vedere cosa è successo. Parliamo della questione Maquis. Beh, i Maquis, senza troppi giri di parole, sono una organizzazione terroristica che indirizza il suo astio verso l'Unione Cardassiana. Per capire i motivi di questa cosa dobbiamo fare un passo indietro e andare al 2367, perché in quell'anno la Federazione, che era in guerra con l'Unione Cardassiana, stipula un armistizio. Questo armistizio, la prima cosa buona che dice è il termine delle ostilità. Bellissima. Un'altra cosa buona che stabilisce è che crea una zona di cuscinetto chiamata zona smilitarizzata, che non permetta né alla Federazione né all'Unione Cardassiana di stabilire presenza militare, soprattutto armata. Ecco perché è chiamata zona smilitarizzata. La cosa importante è il terzo punto di questo trattato: entrambi i governi hanno fatto delle concessioni territoriali. Ciò significa che alcuni dei sistemi solari sotto la Federazione passano all'Unione Cardassiana e viceversa. E questo è il motivo per cui nascono i Maquis. Bisogna capire esattamente cosa è successo. Allora, facciamo un salto a The Next Generation dell'episodio 20 della stagione 7. Questo episodio è molto complicato, ci sono diverse storie, io mi focalizzerò semplicemente nella storia dei Maquis. Praticamente il capitano Picard, comando della USS Enterprise D, riceve una visita da parte dell'ammiraglio Nechayev, con cui lui non ha mai avuto mai un bel rapporto, anche perché l'ammiraglio Nechayev è una un po' tosta. Diciamo, questo incontro con l'ammiraglio Nechayev si discuteva su cosa fare con i coloni di Dorvan 5. I coloni di Dorvan 5 erano coloni che si erano stabiliti in un territorio di confine, però sempre dal lato della Federazione, che a causa del trattato questo sistema passava all'Unione Cardassiana. E questo è il problema. Siccome da lì a poco i cardassiani avrebbero reclamato quel sistema solare, i coloni se dove vanno? Infatti, gli ordini dell'ammiraglio Nechayev erano molto diretti. A Picard gli era stato ordinato di sloggiare i coloni. La sua missione sarà di evacuare la colonia su Dorvan 5. Intanto, chi erano i coloni di Dorvan 5? Erano degli esseri umani, nella fattispecie ne erano dei nativi americani, che siccome, come noi ben sappiamo dalla storia, erano stati sloggiati dalle loro terre, e infatti tuttora vivono in delle riserve negli Stati Uniti, hanno preso i baracchi e i burattini nell'universo di Star Trek e si sono stabiliti là. Altri nativi americani sono stabiliti in altri sistemi, ma questo non ha importanza. Alla fine, come si è concluso quell'episodio? Si è concluso che
I coloni di Dorvan 5 rinunciano a essere cittadini della federazione e quindi passano di fatto sotto la giurisdizione cardassiana. Ed è questo il casino che si viene a creare, perché molti altri seguono questo esempio. Quindi cosa succede? Che tutti questi coloni che prima si trovavano, diciamo, dal lato della federazione, adesso sono passati da parte dei cardassiani, perdendo il loro status di cittadini della federazione, hanno comunque perso tutti i loro diritti, tra cui la protezione della flotta stellare. E questo è un tasto dolente. E il problema è che i coloni, diciamo, della federazione, che stavano dall'altra parte del confine, venivano un po', diciamo, per come dire, molestati dai cardassiani. La cosa intrigante è che il come venivano molestati? Venivano molestati militarmente. Attenzione, non dai militari, ma di altri coloni cardassiani che in qualche modo venivano riforniti. Ed è questo il casino che si viene a creare, perché praticamente dei coloni della federazione che venivano continuamente molestati dai coloni cardassiani si sono riuniti e hanno formato questa organizzazione di Maquis. Hanno preso tutto quello che avevano, astronavi di fortuna, armi quelle che avevano e che riuscivano a procurarsi, e hanno iniziato anche loro a fare delle ritorsioni contro i coloni cardassiani. Ed è qui che nasce tutto il casino, che si ripercuote in Star Trek Deep Space Nine e in Voyager. Ma andiamo con ordine. Cosa succede in Deep Space Nine? Infatti, nel 20° episodio della seconda stagione di Deep Space Nine, tra l'altro un episodio diviso in due parti, c'è un'astronave cargo dei cardassiani che prima attracca su Deep Space Nine per poi ripartire verso l'Unione Cardassiana, che quando riparte esplode. E il motivo per cui esplode è perché è stato appunto un attentato Maquis. Per analizzare questa faccenda, i due ufficiali più alti in grado di frontiera vengono messi in contatto. Chi sono questi? Da un lato ci abbiamo il nostro eroe comandante Sisko, e dall'altra parte ci abbiamo il tenente comandante Calvin Hudson, che tra l'altro nel primo meeting che ha con Sisko si scopre che comunque Cal, è così che lo chiama Sisko, erano molto amici dei tempi dell'Accademia, che tra l'altro lui conosce pure Dax. Non già zia Dax, ma Curzon Dax. Vengono messi in contatto e Cal fa presente a Sisko alcune cose, tipo che i coloni avevano, diciamo, tutte le loro ragioni per reagire male verso i cardassiani, addirittura utilizzando la forza, perché comunque, diciamoci chiaro, gli stavano rompendo il c***o. Dopo che si fanno delle indagini, si scopre che praticamente il motivo per cui i Maquis hanno fatto questo attentato terroristico era perché sospettavano che la Boknor, è il nome di questo vascello che è stato fatto scoppiare, trasportasse delle armi che andavano a rifornire i coloni cardassiani all'interno della zona smilitarizzata, che era una cosa vietata dal trattato con la federazione. Infatti i cardassiani erano furbetti, praticamente loro rifornivano i coloni cardassiani mediante dei giri strani e non direttamente, perché non potevano, così che i coloni cardassiani potevano, insomma, rompere i coglioni ai coloni federali che stavano dall'altra parte del confine. Alla fine di questo episodio di Deep Space Nine, che tra l'altro si intitola I Maquis, si scopre che Hudson, che era un ufficiale della flotta stellare, in realtà è un Maquis. Viene scoperto da Sisko e di fatto, come possiamo dire, lui tradisce la flotta stellare per sposare una causa in cui lui credeva. Madonna, che casino. Il problema è che, diciamo, la storia dei Maquis ha delle ripercussioni non solo in Star Trek Deep Space Nine, ma anche delle ripercussioni su Star Trek Voyager. Perché? Se vi ricordate l'episodio pilota di Star Trek Voyager, il capitano Janeway prende la Voyager e se deve andare nelle Badlands. Prima attracca su Deep Space Nine e poi parte alla ricerca dell'astronave incursore Maquis di Chakotay, perché Chakotay aveva all'interno del suo equipaggio Tuvok, che era un infiltrato della federazione, tra l'altro era ufficiale della sicurezza di Catherine Janeway, che lei rivoleva indietro, e anche catturare e arrestare l'equipaggio di Chakotay. Però, come sappiamo, sia l'incursore Maquis che la Voyager vengono catturati dal custode, portati nel quadrante Delta, che poi, come ben sappiamo, restano là. E quindi si trova la Voyager a dover ospitare un equipaggio Maquis, che comunque erano dei terroristi. Molti di loro erano comunque persone che avevano fatto l'Accademia della Flotta Stellare, ma l'avevano lasciata per un motivo o per un altro. La Voyager ospita questo equipaggio, quindi l'equipaggio si deve, diciamo, combinare. I primi tempi le cose non vanno bene, infatti ricordiamo l'episodio 16 della prima stagione di Voyager, dei membri Maquis non tanto disciplinati che vengono messi in riga da prima da Chakotay, con un bellissimo gancio destro a uno di loro, e poi vengono messi in riga da Tuvok. Diciamo, questo episodio è fondamentale perché comunque fa capire
il tentativo del capitano Janeway di far mettere i due equipaggi insieme e farli, diciamo, vivere in comune accordo. Anche perché comunque sono nel quadrante Delta alla ricerca di trovare un modo per tornarsene a casa, quindi non si sa per quanto tempo devono stare insieme. Due sono le menzioni speciali, particolari. Numero uno, il capitano Sisko ha un ufficiale della sicurezza della flotta stellare che compare quando la questione del dominio inizia a diventare molto più pericolosa, che poi in futuro diventerà pure una guerra. Quindi questo ufficiale, Michael Eddington, che è un ufficiale ligio alle regole, si scopre alla fine che è un Maquis e quindi con un abile, diciamo, trucco riesce a mettere mano a quattro replicatori industriali che erano destinati all'Unione Cardassiana perché era tanto così dal baratro. Stavano, diciamo, cercando di respingere l'avanzata dei Klingon che si erano un po' svegliati al loro torpore e avevano mani di conquiste. Infatti, c'è stato addirittura un periodo in cui l'impero Klingon aveva avanzato delle pretese territoriali anche nei confronti della Federazione. Sempre in questo periodo della quarta o quinta stagione di Deep Space Nine. Quindi Michael Eddington alla fine scappa con questi replicatori industriali con la promessa di Sisko che lo avrebbe andato a cercare. E lo fa. Alla fine, tutti i Maquis vengono massacrati. Dai Cardassiani, dalla Federazione. No, l'Unione Cardassiana entra a far parte del Dominio, quindi diventa un membro del Dominio. Ricordiamoci, il Dominio è una potenza un po' dittatoriale. Ci sono i fondatori, che sono comunque in mutaforma, che danno gli ordini ai Vorta, e i Vorta gestiscono l'apparato, diciamo, amministrativo di tutto il Dominio. Da quello che ho capito io, ogni mondo del Dominio è a sé stante, però deve sottostare alle regole che i Vorta dicono. Altrimenti chi si ribella al dominio se la dovrà vedere con i Jem'Hadar. Perché dico ciò? Uno dei punti dell'accordo fra l'Unione Cardassiana e il dominio era quello che il dominio si impegnava a distruggere tutti i nemici dell'Unione Cardassiana all'interno del proprio territorio. Quindi in prima ci abbiamo i Klingon e i Maquis. I Klingon si sono ritirati con molte perdite, però i Maquis sono stati tutti distrutti, sono stati massacrati, perché i Maquis non godevano di un supporto militare come i Klingon e quindi avevano, diciamo, dei mezzi di fortuna, astronavi scassate, armi che funzionano ma comunque non erano potenti, comunque erano, diciamo, arrangiati. Il dominio, che erano comunque una potenza addestrata, ricordiamoci che i Jem'Hadar erano creati geneticamente per essere aggressivi e letali, li hanno distrutti tutti. E questa cosa si vede in due episodi di Voyager, nella fattispecie l'episodio 15 della quarta stagione, in cui quando la Voyager riesce a mettersi in contatto col quadrante Alpha, inizia a ricevere le prime notizie da casa. Chakotay riceve una notizia da una sua conoscenza che gli dice che i Maquis erano stati annientati. Chakotay lo riporta a Bella Torres e Bella Torres entra nel turbine della depressione perché ha capito che dal suo punto di vista non aveva più senso tornare nel quadrante Alpha, e l'apice di questa depressione culmina nel terzo episodio della quinta stagione, in cui, diciamo, Bella Torres inizia a praticare sport estremi sul ponte ologrammi. Molti diranno, vabbè, ma nel ponte ologrammi non si muore. Si muore se tu disabili i protocolli di sicurezza. Pertanto, tutto quello che lei faceva era a rischio di morte. Bene, chiediamo al nostro Spock cosa pensa della questione Maquis. Sei d'accordo che i Maquis siano dei terroristi e quindi attacchino chi vi sta davanti? Interessante. Molto bene, ragazzi. Per oggi ho concluso. Spero che vi sia piaciuta tutta questa discussione per quanto riguarda le porcate della Federazione. Ci saranno altre cose di cui parlerò di questa e anche un'altra rubrica a cui già ho pensato. Per tenerci in contatto costantemente, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, così che voi riceverete delle notifiche quando pubblicherò un nuovo video. Allora, quindi ci vediamo per la prossima puntata dei Condotti EPS. Ciao!